L'edizione numero 14 del Giro del Granducato di Toscana è stata presentata ufficialmente l'11 febbraio a Tirrenia. Numerose le novità, a cominciare dalla maglia verde per il miglior scalatore. Granducato 2012, appunto, con queste nuove maglie realizzate dal nostro amico Sandro Pisaneschi della PSEC, e il discorso appunto anche dell'inserimento delle maglie verdi per il Gran Premio della Montagna maschile e femminile legate a Velo System e alla rivista In Bici, sarà un'aggiunta a questo circuito che già ormai si è attestato veramente fra i migliori circuiti a livello italiano. In più abbiamo aperto veramente il discorso dei cicloturisti e potranno tutti partire, diciamo, alla francese fino a 10 minuti prima del via ufficiale di ogni gara, e saranno dotati ognuno di un braccialetto a rilevamento elettronico. Il Giro del Granducato di Toscana vive anche per la particolarità delle manifestazioni che lo precedono, pur essendo strettamente collegate. Una di queste arriva direttamente dalla costiera sorrentina insieme all'ex professionista Giuseppe Di Grande, la Gran Fondo del 19 febbraio, denominata appunto Giro della Costiera Giuseppe Di Grande. Ci sono questi miei amici, grandi fans nel passato quando correvo in bicicletta, mi hanno fatto questa proposta dicendomi: perché non facciamo diventare il Giro della Costiera Gran Fondo Giuseppe Di Grande? Per me sinceramente è stato un onore, una cosa del genere, portare il mio nome in costiera nella penisola sorrentina, in dei posti veramente belli, perché sarà un giro veramente bello da fare, dove visiteremo Amalfi, Positano, Vietri sul mare, quindi faremo tutto il giro della costiera. E poi la novità di quest'anno, che è grazie anche ad Aghini, alla Park Pri, Incosport, l'abbiamo inserito nel Giro del Granducato. Quindi è una cosa molto bella. Andiamo a imitare il Giro e il Tour, quando il Giro parte da fuori Italia. Il secondo e importante appuntamento che fa da prologo al Giro del Granducato è rappresentato dal cronometro a squadre, che quest'anno prenderà il via da Tirrenia il 26 febbraio. La Coppa del Mondo è appunto non consecutiva, quindi per 3 volte dovrà essere vinta e ogni anno verrà rimessa in palio. È un trofeo veramente bello. La cronosquadra varrà anche per il campionato toscano di federazione di cronometro, e in più ci abbiamo inserito dei trofei che sono appunto il trofeo Provincia e Comune di Pisa, il trofeo Camera di Commercio, poi ci sarà il trofeo legato a Incosport, il trofeo legato alla Parpre, e quindi sono tutti, diciamo, trofei che andranno a premiare le varie tipologie di atleti, perché noi premieremo sia quelli, diciamo, che la fanno tipo professionisti, però avremo anche la possibilità di avere squadre miste, uomini e donne, delle squadre con biciclette non da cronometro, proprio per permettere a tutti di provare questa esperienza. Avremo una classifica esclusiva per le squadre del Giro del Granducato di Toscana. Il Giro del Granducato 2012, vero e proprio, si articola su 5 prove dislocate in 4 province: Grosseto, Siena, Pisa e Livorno. Si comincia l'11 marzo con la Gran Fondo Città di Grosseto. È un territorio, quello, che per caratteristica proprio il traffico è ridotto a minimi termini, quindi tutti quelli che affronteranno quelle strade potranno godere dei panorami, oltre a durare la fatica necessaria per poter arrivare all'arrivo. Il secondo appuntamento del Granducato prenderà il via il 25 marzo con la Gran Fondo Incosport a Casciana Terme. E chi c'è stato l'anno scorso da noi è ritornato, perché già a dicembre moltissimi hanno fatto l'abbonamento, hanno addirittura prenotato gli alberghi con le famiglie, le mogli, per venire a trascorrere 2 giorni a Casciana Terme. La terza gara della 14ª edizione del Giro del Granducato è in programma il 15 aprile con la Green Fondo Paolo Bettini La Geotermia, con partenza da Pomarance. Quest'anno la Gran Fondo ritornerà sul percorso, diciamo, vecchio, fra virgolette, quello del Giro del Pavone, che riporterà i corridori del lungo poi a Pomarance, sicché si tornerà sul vecchio tracciato che non è stato effettuato negli ultimi anni. Come sempre la logistica sarà lì al solito, diciamo, palazzetto, solito ristorante, sempre pasta asciutta col cinghiale,
e mangiare come sempre il Giro del Gran Ducato non manca mai. Ci sarà sicuramente la presenza di Paolo Bettini, sicché un fine settimana bello da pedalare insieme a Paolo come negli ultimi anni. La penultima competizione del Gran Ducato si svolgerà il 6 maggio con la Gran Fondo della Vernaccia, ovviamente a San Gimignano. Quest'anno la Vernaccia, oltre a riproporre tutte le sue manifestazioni, anche il discorso con l'APD, che sarebbe quella dell'atletica, quest'anno, sperando che il tempo ce lo permetta, riavremo questa accoppiata fra cilisti e bambini che partecipano all'atletica. È riconfermata anche la slow bike, quella pedalata che partirà alle 9:30. E una delle più grosse novità, che ci stiamo spendendo tempo e quant'altro, è il fatto che il sabato partirà la randonnée che abbiamo organizzato insieme agli organizzatori della Sagrantino di Montefalco a Perugia. Partirà il sabato sera alle 18:30, dalle 18:30 alle 19:30, per fare il ritorno a San Gimignano la domenica, i primi in mattinata e il resto del gruppo fino a tarda serata. La gara conclusiva per il 2012 del Giro del Gran Ducato andrà in scena il 3 giugno con la Gran Fondo del Castello Diego Ulissi in programma a Rosignano Marittimo. Per noi è stato il passaggio al Gran Ducato è stata una specie di scommessa, venivamo da altri circuiti meno impegnativi. Il primo anno è andato bene, ma naturalmente possiamo migliorare e abbiamo cercato infatti di cercare miglioramento nel modificare il percorso medio. Mentre il percorso lungo è piaciuto moltissimo a tutti e rimane inalterato, il percorso medio sarà modificato. Rimarremo nella zona delle colline alle spalle di Cecina, praticamente lungomare, e ci sarà una salita abbastanza impegnativa, ma il percorso sarà, se posso dirlo, un pochino più raccolto e quindi potremo assicurare meglio la sicurezza di tutti i partecipanti. Tra le grandi marche che affiancheranno gli organizzatori del Giro del Gran Ducato, quest'anno vi sarà il marchio Velosystem. Quest'anno come Velosystem, che appunto è un centro di servizi di consulenza per lo sportivo, in particolare di biomeccanica, ma anche di altri servizi come consulenza atletica, nel mio caso di psicologia dello sport, eccetera. Appunto abbiamo sposato quest'anno il Giro del Gran Ducato e saremo presenti sulla maglia del GPM. Sarà sicuramente un'iniziativa molto interessante e divertente per gli agonisti. Quello System è una realtà nazionale, siamo la prima azienda in Italia che si occupa di biomeccanica, siamo presenti un po' in tutte le regioni, in particolare in Toscana abbiamo un centro a Montevarchi e un centro a Pisa, a Cascina, di cui io mi occupo. Quindi per noi è veramente molto importante essere presenti sul territorio, far vedere la nostra immagine, far capire alle persone di cosa ci occupiamo, quindi non so veramente in Toscana meglio del Gran Ducato quale potrebbe essere una vetrina per noi per appunto farci conoscere. Parole di elogio per gli organizzatori del Giro del Gran Ducato sono giunte dal vicepresidente del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Giacomo Bacci. Credo dire che il Gran Ducato ormai credo che abbia messo delle fortissime radici che sicuramente consolidate soprattutto e che penso neppure questo vento che adesso c'è fuori possa buttarle giù, perché credo che veramente abbiano fatto delle cose importanti, ne abbiamo parlato 2 o 3 sere fa in una riunione e che quindi hanno portato sicuramente una parte di buona linfa all'interno del Comitato Regionale e della Regione stessa. Allora ci siamo, il Giro del Gran Ducato 2012 è pronto a dimostrare ancora una volta l'alto livello raggiunto tra le manifestazioni ciclistiche amatoriali italiane. Siamo già a 700 abbonati e ancora c'è tempo per poterlo fare l'abbonamento, quindi abbiamo superato di 100 il numero dell'anno scorso. Quindi diamo appuntamento a tutti, vi aspettiamo sia alla cronosquadra il 26 di febbraio, ma anche all'11 marzo a Grosseto per la Gran Fondo Città di Grosseto.